Ehi amici, ciao da Riccardo di www.bgmodels.it. Voce fuori campo, ma vi assicuro che sono sempre io. Bene, oggi vi voglio fare vedere un piccolo trucchetto, una videopillolina. È un po' che non ne facevo. Facciamo una piccola videopillola inerente a una cosa che può capitare nella pratica. Piuttosto frequentemente abbiamo da riprendere questo pezzo. Questo pezzo, vedete, dobbiamo fare delle lavorazioni qua su questa faccia e quindi dobbiamo andarlo a riprendere. Problema quando prendiamo un pezzo piuttosto sottile, come può essere questo tondo, che dobbiamo comunque farlo sporgere, diciamo, dalle griffe. Quindi le griffe lo devono prendere in maniera sottile, diciamo, non per tutta la lunghezza, no? Non per tutta lo spessore del pezzo, ma devono prendere un po' in punta. Allora, qualcuno obietterà, vabbè, però di solito si fa con un albero montato qui. E va bene, sì, nel mio caso devo andare anche nel centro, per cui non posso usare l'albero, semplicemente. Quindi, allora, che cosa succede? Che quando vado a mettere il pezzo in questa maniera e lo fisso, facendolo sporgere in maniera da poter lavorare tutta la superficie del pezzo, molto probabilmente mi viene un fissaggio del mandrino che è piuttosto eccentrico, vedete? Non so se si riesce a vedere abbastanza bene, insomma, a vedere bene dalla ripresa, però sì, mi sembra di sì. Il pezzo ha il brutto vizio, il mandrino ha il brutto vizio di prendere il pezzo un po' sbilenco, diciamo, un po' eccentrico, vedete? Quindi, come fare? Per andare un po' veloci, diciamo, dover fare questa piccola operazione, devo fare qualche scanalatura qua dentro, non lo so che cosa, insomma, adesso, però devo prendere il pezzo in maniera molto precisa, in maniera, insomma, precisa. Quindi, che cosa faccio? Mi viene in aiuto un piccolo artificio, un piccolo utensilino che io ho realizzato, che è questo. Vedete, ed è molto utile, adesso vi spiego. Allora, è praticamente un codolo di acciaio quadro che io ho portato con la fiamma al calor rosso qui, ho scaldato e poi quando era lungo l'ho piegato sulla morsa per avere questo piccolo codolino qua, diciamo, questa piegatura. Dopodiché, fresato e forato, ho, diciamo, ricavato la sede per un cuscinetto, in questo caso piccolino, da 3 mm come asse, e invece il cuscinetto è da 8 mm, ok? E ho realizzato questo piccolo utensilino. Ne ho realizzati anche altri, ad esempio questo, per dire, un cuscinetto un po' più grosso, un cuscinetto da 10, con un pezzo di ferro di acciaio dolce, diciamo un po' quello che ho utilizzato anche per realizzare l'utensile tangenziale, il portautensile tangenziale, e quindi potete magari prendere spunto, vedete. Allora, che cos'è la come, come funziona, diciamo? Funziona come in questo modo. Io devo andare a posizionare assolutamente perpendicolare al mandrino, quindi andrò a metterlo esattamente perpendicolare alla faccia del mandrino. Questo utensilino nel porta utensili, nella torretta porta utensili, ad altezza sempre più o meno, in questo caso il centro di rotazione del pezzo. Quindi lo andiamo a io ho già posizionato la torretta in maniera tale che fosse adeguatamente posizionata. Quindi, ok. Mettiamo qui, poi ci portiamo
Vicino al pezzo. Allora, il pezzo deve essere preso nel mandrino in maniera che possa muoversi, quindi non dobbiamo per il momento stringere troppo le griffe. E ci portiamo sul bordo esterno, diciamo, ok? Poi mettiamo in movimento il pezzo, il tornio, a una velocità, diciamo, non è critica, 200-300 giri può andare bene. Io sono a quasi 400, quindi può andare bene. Dopodiché, con il carro fisso comincio a entrare in contatto col pezzo. Ok, piano piano avvicino il carro, la slitta portautensili, avvicino la slitta portautensili finché praticamente il pezzo non viene posizionato in maniera corretta. Vedete? In questo preciso momento, vedete, il cuscinetto a sfere ha spinto praticamente il pezzo dove stava, diciamo, oscillando, quindi l'ha spinto e me l'ha posizionato in maniera assolutamente precisa. Quindi io poi non faccio altro che stringere il mandrino con la chiave, dopodiché, vedete, posso andare a riprendere la mia faccia avendo una buona precisione di allineamento della faccia sul mandrino, anche quando è preso in questa maniera, piuttosto in punta. Chiaramente non, diciamo, non ho un grossissimo serraggio del pezzo sul mandrino, per cui le passate devo comunque fare attenzione a farle piuttosto leggere, non sforzare troppo perché ho una presa piuttosto insicura se andiamo a vedere. Però comunque una cosa magari che devo fare, devo fare qualche solco, qualche cosa, lavorarlo un attimo e vedete che in questa maniera qua posso andare benissimo a posizionare il mio pezzo utilizzando questo piccolo accessorio che potete realizzare voi tranquillamente anche. Ed è molto utile perché in pochissimi secondi vi consente di mettere il pezzo nella giusta posizione. Bene, spero che possa essere stato un altro motivo di creare qualche piccolo accessorio per la dotazione del vostro tornio e alla prossima. Ciao a tutti da Riccardo.